Questa qui era la campana degli elfi! Babbo, babbo, dove sei? Babbo, non arrivavo, che mi vieni! C'è l'elfo che sta cercando la lettera nella cassetta della posta! Ragazzi, ci vediamo il 17 dicembre a Napoli al Christmas Village! Ci saremo io, Babbo Salvo e Mamma Cinzia! Mi raccomando, vi aspettiamo in tantissimi! Mamma! Babbo, sono tornata! Oh, ciao Giorgia, tutto ok? Insomma, babbo, sono un po' triste. Oggi a scuola le mie amiche mi hanno detto che a Babbo Natale nella lettera ci hanno scritto un sacco di cose, hanno chiesto un sacchissimo di cose. Invece io ho chiesto solamente 4 cose. 4 cose? Ma sono 4 cose che sono belle grosse. Comunque, qual è il problema, Giorgia? Se c'hai tempo, ti metti seduta, prendi un foglio e scrivi un'altra letterina. E magari se sei brava, forse Babbo Natale ti porta anche il resto che hai chiesto. Che dici? Che bello, babbo, hai avuto una bellissima idea! Ancora cose, speriamo bene. Caro Babbo Natale, sono sempre io, Giorgio Roccaro, ti ricordi? Volevo aggiungere alla lista dei regali anche bambola, poi lo slime. Ho voglia di strizzare lo slime. Che dice Babbo Natale, me lo potresti regalare? Sì, dai, c'ho la faccia sorridente e poi è facile da creare. Ok, ho aggiunto altri 10 regali. Ah, così? Va bene. Mi è venuta un'idea. Quando imbuco la lettera, perché ho 3 cassette della posta, posso nascondermi e vedere l'elfo se la viene a prendere. Così sono sicura che Babbo Natale la riceve. Ho deciso, la metto in quella. Certo che ho avuto una bellissima idea, se siete d'accordo con me lasciate un bel pollicione, anzi tantissimi pollicioni, e continuate a seguirci per vedere se vedrò l'elfo, però adesso devo trovare un posto per nascondermi. Ok, mi metto qui, così ho la cassetta della posta davanti, così di sicuro vedrò l'elfo se viene, e nel frattempo mi posso anche nascondere. Giorgia? E che sei? Che cosa è successo, Giorgia? Che significa di fare silenzio? Perché sto aspettando l'elfo che venga a prendere la lettera. Sì, dai, Giorgia. E secondo te l'elfo si fa beccare da te, no? Babbo, vai via, sennò l'elfo non viene. Va bene, comunque se lo vedi mi fai uno squillo. Ora posso aspettare in pace, perché tanto il babbo è andato via. Spero che venga l'elfo. Oh, uffi, sarà passato 1 ora e mezza e ancora l'elfo non è passato. Forse è la cassetta sbagliata. Proviamo a metterla in quella lì. Dentro. Spero che questa volta sono più fortunata. Adesso non mi resta che suonare la campana, che questo qui, come sapete, è il richiamo degli elfi. E così spero che sia. Spero che con questa campana gli elfi passino, visto che è il richiamo degli elfi. Sono felicissima, ragazzi! Babbo Natale mi ha dato il primo incarico da postina! Per la prima volta dovrò andare a ritirare le lettere dei bambini! Vediamo dove devo andare per ritirare la prima lettera! Devo andare da Salve Giorgia! Perfetto, posso andare! Giorgia, allora ce l'ha fatta anche l'elfo? No, babbo, non ce l'ho fatta. Te l'avevo detto, Giorgia, secondo te l'elfo si faceva acchiappare da te? Sono creature magiche, no? Vabbè,
Uffa, ma io ci tenevo tanto. Vabbè, vado a giocare. Penso che sia questa la casa di Salve e Giorgia. Sì, è proprio questa. Le luci, gli alberi. Sì, sì, mi sa che è proprio questa la casa. Ma questa che cos'è? Un coniglio, ma che bellino! Ma come ti chiami? Aspetta, che controllo. Ah, sì, ti chiami Polpetta. Ma sei proprio carina. Assomigli veramente a una polpettina. Ok, ciao Polpetta. Non ci perdiamo in chiacchiere, devo trovare la lettera della piccola Giorgia. Oh, oh, sono nei guai, speriamo che non mi abbia sentito nessuno. L'avete sentito anche voi? Questa qui era la campana degli elfi. Babbo, babbo, dove sei? Babbo, babbo, dove sei? Giorgia, sono in bagno, sto facendo la cacca. Quindi, se il babbo è in bagno a fare la cacca... Giù? Elfo! Potrei essere la prima bambina al mondo a conoscere un elfo! Che emozione! Voi lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci! Oh. Come faccio a aprirla? Dove ci sarà la porticina? Giorgia! Vieni giù! Che devo fare giù, Giorgia? Stavo in bagno, che c'è? Che è successo? Vieni! Vengo! Babbo, corri, babbo, vieni, vieni! Babbo, arrivi! Muoviti! Vuoi fermare? Aspetta, stop, stop, vieni qua! Che cosa c'è? Che cosa hai visto? C'è l'elfo che sta cercando la lettera nella cassetta della posta! Ma che dici, Giorgia? Non è possibile che l'elfo sia qui a prendere le lettere, dai! Non è... invece è possibile, vuoi vedere? Fammelo vedere, dai! Vieni, babbo! Fammi vedere. Guarda, babbo, la vedi? È lì. Guardala. Giorgia, ma io non vedo niente. Ma sei sicura di aver visto un elfo? Io non sto vedendo niente. Guarda, babbo, la vedi? È lì. Sembra che abbia perso qualcosa. Giorgia, ma io non vedo niente. Giorgia, basta, smettila. Dai, fammi rientrare. Ah, che fa un freddo. Tu mi hai disturbato per andare a vedere che cosa fuori? Niente. E mi hai fatto fare anche la cacca a metà. Ok, basta, mi hai stufato. Vado ma a fare no, la cacca. Ma c'era l'elfo, come hai fatto a non vederlo? Eppure, ragazzi, io l'ho visto. Ora glielo faccio vedere io al babbo. Ciao, ma tu sei un elfo, vero? Oh, ma com'è possibile? Ma tu mi vedi? Ma sono sempre qui! Com'è possibile? Oh no, sono nei guai! Ma sei sicura che mi vedi? Certo che ti vedo! Sei un elfo e c'hai anche le orecchie a punta! Ma com'è possibile? No! Oh no, adesso non posso più tornare indietro! No, dai, non piangere! Vieni, entra, che fuori fa freddo! Dai, su, vieni, siediti! Dai, su, non piangere! Inizio a piangere anch'io, dai su, ci sono io. Ma com'è possibile? Sono bloccata qui. Dai su, non piangere. Ma com'è che ti chiami? Sono Zippy, l'elfo postina. Ero un elfo costruttore e adesso mi hanno promosso ad elfo postina. Così posso viaggiare perché mi ero stufata a stare sempre nel laboratorio. No, davvero? Sai, dopo 320 anni volevo girare un po' il mondo. Ma quanti anni hai? 3 più 1, 3 più 7, 7... all'incirca 500 anni! Che? 500 anni? Non ci credo! Sono proprio con un vero elfo di Babbo Natale! Ma con chi sta parlando, Giorgio? Ma... ma di chi è questa voce? Eppure, se non sbaglio, non aspettava nessuno, Giorgia! Giorgia? Sì, babbo? Con chi stai parlando, Giorgia? Con nessuno, babbo. Sì, Giorgia, lo vedo che non c'è nessuno accanto a te, però ti sento parlare con qualcuno. Sto parlando con... Babbo, sto parlando con l'elfo di Babbo Natale. Giorgia, secondo me tu guardi troppi cartoni animati. Vabbè, non fare danni. Ma perché piangi, Zippy? Piango perché sono bloccata nel mondo degli umani e non posso tornare a casa.
e ora mi tocca dormire per strada. No, dai, non piangere, ma poi per strada. Ma ci sono io, vieni. Ti porto in camera. Vieni, guarda. Ti piace la mia camera? E guarda, c'ho tutte le coperte con tutti gli elfi, tutti i tuoi amici. È davvero bella la tua camera. Grazie. E guarda, tipo questo elfino assomiglia tantissimo a te, c'ha il vestito uguale. È vero, hai ragione, Giorgia. Vorrei tornare al villaggio di Babbo Natale. Forse c'ho un'idea per tirarti sul morale. Io, babbo e mamma, abbiamo fatto una nuova canzone e è molto natalizia, di sicuro piace anche a te. Ciao a tutti quanti, ai più grandi e più piccini, buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini. Buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia, buon Natale insieme a noi, che pensiamo sempre a voi. Allora, Zippy, che ne pensi? Ti piace? Sì, Giorgia, è bellissima! Ora sono più felice! Non preoccuparti, fin quando non troviamo il modo di rispedirti al Polo Nord, resterai qui con me, tanto il babbo non ti vede. Che bello! Si vede se una bambina bella, brava e buona! Sicuramente Babbo Natale ti porterà un bellissimo regalo! Senti, Zippy, ma perché il mio babbo non ti vede? Perché sicuramente ha smesso di credere in Babbo Natale! Oh, ma che cosa brutta! Cioè, ma come fa a non credere a Babbo Natale? Eh sì, è vero! Zippy, ma è vero che quando gli elfi costruiscono i giocattoli e muovono le dita fanno tutte le scintille? Sì, è vero, Giorgia, altrimenti non saremo gli elfi di Babbo Natale! Allora è vero, me lo fai vedere? È vero, Giorgia, ora te lo faccio vedere, però non lo dirà nessuno! Va bene, Zippy, non lo dirò a nessuno, tanto se lo dico a qualcuno, chi mi crede? Hai visto, Giorgia? È bellissimo! È la cosa più bella che ho mai visto! C'è un elfo che fa tutte le scintille quando muove le dita! Non ci credo! Voi ragazzi, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale! E continuate a seguirci! Io torno, casca il mondo, casca! Mi è venuta un'idea! Visto che il babbo non ti vede, facciamogli uno scherzo! Uno scherzo, Giorgia? Ma non è che Babbo Salvo si arrabbia? No, non ti preoccupare, gliene faccio tantissimi e quasi 10 al giorno. E comunque ci ho abituato. Vieni. Ma che scherzo devo fare, Giorgia? Li faresti volare il cappello? Ma se mi vede? Ma non ti vede! Ah, già, è vero! Vieni con me, piano piano. Giorgia, aspetta qui e goditi lo spettacolo! Oh, non vedo l'ora! Chi ha toccato il mio cappello? Oh, non c'è nessuno! Ma come può essere? Ma io non vedo nessuno! Eppure il cappello mi è volato dalla testa, sono sicuro. Il cappello è qui. Sarà stato il vento? Ma la finestra è davanti a me, dietro non c'è nessuna finestra. Vabbè, facciamo finta che non sia successo niente. Hai visto, Zippy? Che faccio ha fatto? Così l'ha fatta. Secondo lui adesso ci sono i fantasmi in casa. Zippy, questa notte dormirai con me. Guarda che super letto. Te dormirai qui e io dormirò qui, sperando che non cada dal letto perché è facile che cado. Ma è comodissimo! Grazie, Giorgia! Ma sei una bambina bravissima! Che bello! Non ci credo, sarò la prima bambina al mondo a dormire con un'elfa, anzi, con due elfi, una femmina e una maschio. Zippy, la prossima volta mi porti dei suoi amici elfi?
Certo, Giorgia, magari dopo ti farà conoscere Blitzy e Larry. Sono due elfi molto dispettosi come te. Senti, Giorgia, ti posso chiedere un favore? Certo, Zippy, qualsiasi cosa, dimmi. Al Polo Nord sono abituata a dormire con una bambola elfa. Me la andresti a prendere una? Sì, subito. Non ti preoccupare, la vado subito a prendere. Eccola, ti piace? È una femmina, guarda, c'ha le treccine e c'ha il vestitino con un cuore. Ti piace? Grazie, Giorgia, ma è bellissima! Così mi sembra di essere a casa. Giorgia dovrebbe essere già a letto, perché è tardi che domani deve andare a scuola. Ragazzi, ma state sentendo? È da oggi che sento Giorgia parlare con qualcuno. Ma lo sentite? Secondo me stanno nascondendo qualcuno in camera. Questa volta riesco a beccarli. Giorgia? Con chi stai parlando? Babbo, ma scusa, non si bussa? No, non si bussa, perché è da oggi che ti sento parlare con qualcuno. Chi stai nascondendo in camera? E poi, perché c'è il secondo letto fuori? Su, Giorgia, dimmi. Guarda, è per l'elfa di Babbo Natale, non vedi? Dovrà dormire anche lei in un posto comodo, no? E quindi hai fatto il secondo letto per far dormire un elfo di pupazzo? Sai che la mamma si arrabbia se poi dopo non sistemi? Babbo, sì, non ti preoccupare, domani sistemo io. E comunque, ora va via che devo dormire, su, sciò. Comunque non me la racconti giusta, ora però spegni la luce e dormi, che domani si va a scuola. Buonanotte! Ci è mancato poco. Sì, davvero, Giorgia, ma per fortuna che non mi vede. Ragazzi, comunque Giorgia è strana. È tutta la giornata che si comporta veramente in modo molto 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 strano. Se siete d'accordo con me, lasciate un bel like. Meno male che questa giornata ormai è finita. Ok, ragazzi, e ora noi andiamo a dormire e domani aiuterò Zippy a rispedirla al Polo Nord. Anche perché è colpa mia se Zippy è rimasta bloccata qui. Bene, ragazzi, a questo punto noi andiamo a dormire, ma una domanda veloce. Voi la vedete Zippy? Ciao ciao! Perché credete a Babbo Natale, vero? Se questo video vi è piaciuto, lasciate tantissimi pollicioni, iscrivetevi al canale, ma soprattutto andate ad attivare la campanella degli aggiornamenti, così vediamo se è possibile rispedire Zippy al Polo Nord. Ah, dimenticavo, andate ad ascoltare la nostra nuova canzone, La Festa dei Bambini, e io e Zippy, l'elfina, e il babbo che non crede a Babbo Natale, vi salutiamo con un grande wow! Zippy, buonanotte! Buonanotte! Gli uffici, buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini, buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia, buon Natale insieme a noi, che pensiamo sempre a voi. Tutto bene, la Giorgina ha un presentimento strano. Hai ragione, la vicina è scappata via lontano.